Gli agenti hanno trovato un grammo di cocaina, uno sfollagente e una pistola a gas. Il cantante era stato già arrestato 4 anni fa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sia stradale sull'autostrada nei pressi di Rimini. All'interno dell'automobile di Vasco Rossi, che guidava in evidente stato di ebbrezza, gli agenti hanno trovato un grammo di cocaina, uno sfollagente ed una pistola a gas. Il cantante era stato già arrestato 4 anni fa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, una vicenda della quale deve ancora rispondere di fronte ai giudici di Ancona. L'avvocato che difende Vasco Rossi, lui l'idolo di cui parliamo, sostiene che è vicenda molto minore rispetto all'altra per la quale è imputato davanti alla magistratura di Ancona. È successo tutto la notte scorsa. La polizia stradale nei pressi di Rimini, sulla A14, ha fermato una BMW che zizzagava sulla carreggiata sud, se non una vita, certamente una guida spericolata. Detto di Vasco Rossi, qualche parola su una giornata un po' storta per i trafficanti di cocaina. Ce n'è tanta, dicono le statistiche più recenti nel nostro paese, ma come arriva? A Bari i carabinieri hanno arrestato 2 commercianti, ricevevano la droga da Miami in Florida. Vita spericolata è incappato in una nuova disavventura giudiziaria. Stanotte è stato arrestato nei pressi di Rimini perché è trovato in possesso dalla polizia di 1 grammo di cocaina, quantità giudicata eccessiva dal magistrato bolognese che ha convalidato l'arresto del cantante. Un saluto a Vasco, possiamo... La statale della Riviera Adriatica, dopo essere stato sorpreso con 1,5 grammi di cocaina, ha ottenuto la libertà provvisoria ed è uscito dal carcere di Rimini poco prima dell'una. Dovrà essere processato per detenzione di droga e di armi improprie. In macchina il cantante aveva infatti uno sfollagente ed una pistola lanciagas. Episodio: il cantante rock Vasco Rossi, arrestato vicino a Rimini la settimana scorsa perché trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina, di uno sfollagente e di una pistola lancia gas. Per quanto riguarda la formalizzazione esatta dei capi di imputazione, si dovrà aspettare la conclusione delle perizie. 10 giorni per la cocaina, c'è la possibilità di ricavarne dosi, e 30 per le armi che sono state definite. Voglio una vita, vedrai che...